Benvenuti dietro le quinte, in questa puntata Itaca per sempre, tratto dall'omonimo romanzo di Luigi Malerba con Enrico Loverso, Paola Quattrini e il pianista Mirko Lodedo. Regia Alessandra Pizzi al Politeama Italia di Bisceglie. Itaca per sempre, Enrico Loverso in questa nuova produzione Ergo Sum, un libro a teatro. Com'è questo personaggio? Si parla del ritorno di Ulisse a Itaca, quindi una storia che più o meno conosciamo abbastanza tutti. E questo personaggio è un personaggio che, come sempre in teatro, non vive da solo, ma vive nel rapporto, nella relazione con Penelope, che lo sta aspettando. Non lo so se lo stia aspettando. C'ha tante di quella gente per casa che forse c'ha altro da fare. Non lo so, comunque c'è il rapporto fra Ulisse e Penelope che da un certo punto in poi si instaura. E devo dire, le volte che l'abbiamo fatto abbiamo notato una certa sorpresa nello spettatore, che poi ha seguito tutto lo svolgimento fino alla fine con grande attenzione e grande suspense, anche per vedere cosa succederà alla fine. Cosa succederà più o meno si sa. Questo testo di Malerba, la novità è la contemporaneità. Contemporaneità nel senso che il rapporto uomo-donna è abbastanza codificato nel corso dei secoli, e con delle eccezioni talvolta, con delle variazioni sul tema, però è sempre quello. Sono delle grandi storie d'amore che passano attraverso asperità, ma poi si compongono per come si devono comporre. Io non voglio dire troppo dello spettacolo, perché poi so che devono venire a vederlo, ma poi soprattutto coloro che verranno a vederlo poi devono avere la sorpresa e se lo devono godere. Diceva poco fa Alessandra Pizzi, la regista, che ci sono dei commenti entusiasti sul web di spettatori che hanno visto lo spettacolo, quindi non voglio rovinare poi la sorpresa a coloro che verranno. Sì. È un segreto per raccontare, per portare un libro a teatro. Come si fa? Il libro è una lettura intima, il teatro invece è una visione collettiva. Si fa con umiltà, si fa con sincerità, si va con... ecco, noi oggi dai social, da WhatsApp, insomma, usiamo molto la parola condividere, però in realtà siamo veramente capaci di condivisione? Ecco, a teatro, il teatro si fa per condividere emozioni, condividere immagini, condividere stimoli, e poi lo spettatore in teatro ha la possibilità, come lettore, di immaginare tutto quello che non vede, tutto quello di cui sente parlare. La parte più difficile di questo spettacolo qual è? Esiste? La parte più difficile di questo spettacolo è uscire dal teatro dopo, perché è talmente bello poi dopo chiacchierare con gli spettatori dopo lo spettacolo che è difficile andare via. Lo spettatore come esce? Con che idea, con che emozione? Io ho visto sguardi sognanti. Spessissimo, sempre. Lo spettatore esce emozionato, questo lo posso dire sicuramente, non lo dico per convincere nessuno. È una cosa che io ogni volta guardo l'espressione degli spettatori e mi stupisco io stesso. Forse perché io già lo so cosa sta per succedere, perché ce l'ho lì sulla pagina scritta e quindi lo so, però lo spettatore si stupisce ed è una cosa bellissima. Parliamo di questo connubio con Alessandra. Ormai da tempo voi lavorate nella rilettura di classici. Sono ovviamente scelte di Alessandra, che però nel momento in cui me le propone io condivido felicemente, perché sono cose che mi piacciono. Però io vorrei parlare qua di un altro connubio, perché come Ulisse rivede Penelope dopo 20 anni, io e Paola Quattrini torniamo sulla stessa scena dopo circa 20 anni. E avete fatto una commedia, mi sa. Avevamo fatto il tram che si chiama Desiderio, in cui io la malmenavo in modo... Io ero Stanley Kowalski e lei era Blanche. E dopo 20 anni è tornato questo connubio teatrale, perché avevamo tanta voglia di rilavorare insieme, e così finalmente Alessandra è riuscita a rimetterci insieme su questo testo. Grazie mille per essere stato con noi. Adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Allora, adesso siamo in un foyer, però fra poco saremo dietro le quinte.
e salutiamo anche voi che dietro le quinte ci siete già. Ciao! Lo spettacolo offre un'originale rilettura del mito di Ulisse e di Penelope. Enrico Loverso e Paola Quattrini raccontano il viaggio di ritorno di Ulisse nella sua patria, ma lo fanno ribaltando la storia dei due coniugi, umanizzandone il mito e costruendo una narrazione che alterna i pensieri di Ulisse a quelli della moglie. I loro miti, come nel testo di Malerba, sono sicuramente meno eroici rispetto a quelli omerici. Ulisse è un uomo stanco, condannato una volta tornato a casa a non essere mai riconosciuto, ma è lui ad essere davvero irriconoscibile o sono gli occhi degli altri a non riconoscerlo? Itaca per sempre, in questo riadattamento di Alessandra Pizzi, com'è questa Penelope? Questa Penelope è una donna molto moderna, cioè piena di tanti sentimenti, di tante cose, perché diversamente dalla solita storia che possiamo immaginare, è una Penelope anche risentita perché è stata abbandonata, per cui non è che è lì che dice: ah, sei tornata amore mio, sono qui che t'aspetto. No, no, gliela fa pagare, perciò è molto moderna e molto cazzuta, si può dire, eh? È anche moderna, è anche romantica, è anche è molto dolente. E tante cose, è piena di tanti sentimenti e a me piace molto farla. Parliamo di questa reunion, perché abbiamo Loverso che recita esattamente 20 anni fa in un tram che si chiama Desiderio, vero? Lo spettacolo tra gli spettacoli che più io ho amato, perché è quello che più ho desiderato fare e perciò è quello che ho più nel cuore, è il tram che si chiama Desiderio, sì. Com'è cambiato il vostro modo di recitare in tutti questi anni? Oh, Enrico è rimasto uguale. L'ho ritrovato proprio identico, nel senso lo stesso trasgressivo e così. È lui, Enrico, è così. E io... cresciuta, più consapevole e forse più brava. Parliamo della regia. È difficile oggi mettere su un libro a teatro, perché il libro è intimo, il teatro invece è una platea collettiva. Come si fa? È nell'interpretazione degli attori, perché basta trasmettere un'emozione vera e tutto arriva, ma insomma, immagina, non è che uno deve leggere basta, ma deve vivere, e io lo vivo. Il pezzo più bello dello spettacolo qual è? La frase più bella? Il momento più bello? Ci sono tanti momenti belli, poi me lo dirà lei qual è il momento più bello. Aspetto che me lo dica alla fine. Grazie mille di essere stata con noi. Adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Dietro le Quinte tutta la vita, e anche questa volta Dietro le Quinte per voi, Paola Quattrini. Buona vita a voi. Una storia sul riconoscimento di sé e dell'altro e sull'accettazione di ciò che appare strano, perché è diverso da come immaginato. Sta qui il dramma di Penelope e di Ulisse. Non si riconoscono in fondo per quello che sono diventati. Una volta superato il gioco della finzione, provano a ristabilire un'unione matrimoniale, ma tutto appare ormai svuotato. Enrico Loverso e Paola Quattrini, tra i più rappresentativi interpreti della scena artistica nazionale, ritornano a dividere la scena a distanza di circa 20 anni da un tram che si chiama Desiderio di Tennessee Williams. Raccontano uno dei capolavori della letteratura mondiale, il viaggio dell'eroe omerico e il suo ritorno ad Itaca, da una prospettiva nuova e originale. Alessandra Pizzi prosegue questo progetto con un libro a teatro. Com'è questa Itaca e com'è questa nuova versione? Allora, questa Itaca è bellissima perché l'ha scritta Luigi Malerba e quindi è un capolavoro assoluto di scrittura di narrativa contemporanea. Appunto, Itaca per sempre, il suo romanzo è forse più conosciuto, e da cui è completamente tratta la mise en space che andrà in scena, ed è un'Itaca divertentissima, e che tra l'altro di cui tra l'altro ce ne avvertiva veramente il bisogno, perché
riabilita la figura di Penelope da donna che il mito ci ha consegnato, paziente per antonomasia, diventa una donna attiva, partecipe, e questo ribaltamento di Penelope da protagonista della sua vita e quindi da donna che con chiarezza vuole riprendere e non il suo sposo in quanto tale, ma quell'amore che il tempo e una guerra le avevano sottratto, al tempo stesso dà anche a Ulisse la possibilità di essere altro, oltre l'eroe che tutti conosciamo. Parliamo della reunion Loverso-Quattrini dopo 20 anni insieme. Perché proprio loro? Perché volevo una reunion. Perché io sono un po' una nostalgica, perché sono una romantica di questo lavoro, e quindi un po' è quello che è accaduto quando con Enrico abbiamo ripreso a fare teatro con Uno Nessuno 100.000. Enrico mancava da 12 anni dal palcoscenico e quindi ha accettato di fare questo spettacolo e aveva chiuso con uno spettacolo con Paola Quattrini. Quindi ci siamo detti, in questi anni ci siamo detti tante volte con Enrico, dobbiamo ripartire da lì, e perché è stato di buon auspicio, perché io credo che ci siano dei fili rossi che legano le persone e che il ruolo di un regista è un po' come quello di una mamma, a un certo punto deve ritessere la tela, appunto per parlare di Penelope. Parliamo di questa versione che traduce in teatro la parola anche un po' intimista di un libro. Qual è il metodo? Questo è un po' quello che è accaduto anche con tutte le altre trasposizioni sceniche dal libro. Per me è quasi oserei un termine forte, quasi una perversione, quasi un gioco che mi ripropongo ogni volta. Quello di capire, di trovare, di cercare tra le pagine del libro l'essenza. Ovviamente uno scrittore scrive e quello che fa la sua poetica è proprio l'utilizzo della lingua, del linguaggio. Ecco, io faccio un lavoro al contrario, vado alla sintesi, cioè dico, ma Luigi Malerba, questo è accaduto per Buzzati, è accaduto per Pirandello, cosa voleva dirci? Io leggo un libro di 200 pagine in 5 ore. Selezioni le parti teatrali. Sì, seleziono quello, prima sottolineavo, adesso non c'è neanche bisogno, riesco a individuare i punti per cui il giorno dopo il copione ha preso forma. Ci vado in punta di piedi, attenzione, perché ovviamente è un lavoro che devi compiere sempre con una grandissima modestia. Un classico è un libro che non ha mai smesso di dirci qualcosa ed è quel qualcosa che mi affascina e forse affascina anche il lettore. Quando la gente, il pubblico vede i nostri spettacoli, poi il giorno dopo molte volte ci scrivono sui social e ci dicono io ho letto il libro perché ieri sera oppure una settimana fa o un mese fa mi sono incuriosito, ho letto anche altro di Buzzati. E ecco, questa per me è la soddisfazione più grande, cioè portare attraverso la sintesi l'amore per una scrittura e per uno scrittore più complesso come appunto loro hanno saputo essere. Grazie mille per essere stata con noi. Adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Sempre grazie a voi, sempre grazie a Dietro le Quinte, è un piacere esserci e vi ringraziamo veramente di cuore perché ci aiutate ad arrivare al nostro pubblico. E con questo è tutto. Per rivedere tutte le puntate www.dietrolequintetv.com e per le vostre segnalazioni info@dietrolequintetv.com. Arrivederci alla prossima puntata.